Amici sportivi, bentrovati, ancora una puntata di Rosa e Nero Web TV e secondo me un'altra puntata di, chiamiamola litigio, discussioni, conversazioni fra di noi ma anche con i tifosi, perché come sempre quando si perde viene fuori diciamo l'anima contestatrice di quella parte della tifoseria che va detto anche magari è un po' in minoranza, però è sempre rumorosa, per cui già Corini vai, Pigliacelli l'ho detto che non è un portiere, la difesa va tutta rifatta, ma dove dobbiamo andare? È finita la stagione, non abbiamo dove andare. I soliti discorsi che affronteremo con Fabrizio Vitale, con il quale litigherò molto presto sulla vera natura di questa sconfitta contro il Perugia. Salvatore Geraci, ciao Salvatore, con lui è inutile, ragazzi, è impossibile soprattutto litigare, non si può litigare con lui, si può litigare magari con Giuseppe Leone se sosterrà posizioni diverse dalla mia. La mia posizione, per esempio, è che abbiamo buttato un punto, che non è tanto per il punto in classifica, che comunque in questa classifica, in questo campionato un punto fa la differenza, e lo vedremo poi più in là, ma abbiamo permesso al Parma di vincere una partita che non avrebbe vinto mai, e di scavalcarci in classifica, di farci ritornare al di qua della linea dei playoff, e soprattutto di riaprire discussioni sulla maturità di questa squadra, sulla presunta possibilità di vincere anche questa partita, che c'era secondo me, fermo restando, lo mettiamo come premessa, che c'erano 7 titolari assenti, che il Parma non è l'ultima arrivata e che la partita è stata decisa da 2 episodi abbastanza casuali, occasionali, però resta il fatto che abbiamo perso una partita che a me mi ha fatto un po' arrabbiare. Fabrizio, comincia tu, sentiamo il tuo parere. Quando perde il Palermo cominci sempre da me, sei spettacolare, Guido. Ti fermo qui, Geraci. Ma no, senti, assenze... Tranquillamente. Sì, va no. Bene, va bene. Ha perso il turno, peggio per lui. Ha perso il turno? Sì. Come sei sicuro? Dovrà appiattirsi sulle posizioni di Geraci e Leone. Ma ti dicevo che assenze e regali per me non fanno mai la differenza. Anche il Palermo può dirsi fortunato, perché proprio a Parma quello il suo gol è stato un regalo di Valenti. Si tratta di episodi che esistono da sempre, che testimoniano casomai che bisogna migliorarsi fino all'ultima giornata. Verre, che ha esperienza, l'ho detto chiaramente la scorsa settimana, insomma qualche giorno fa, bisogna piuttosto uscire secondo me da un equivoco, e te lo dice uno che è stato sempre favorevole al Palermo e che lo vede in Serie A. L'equivoco è quello di un Palermo che gioca bene e non vince, che dall'anima ed esce dal campo assolto, che rimpiange sempre qualcosa. Io mi pongo questi interrogativi perché ho sentito parlare anche l'allenatore in questo senso. Però io capisco Corini e il suo atteggiamento nei confronti della squadra, ma francamente il Palermo di Parma non può essere assolto e non mi sembra che abbia gli attributi a posto. Questa è la differenza. Io aggiungo, sono d'accordo, perché poi... Sì. Proprio sto finendo, basta con gli episodi a sfavore, con i seguenti, cioè da sempre sostengo che questa squadra ha un altissimo tasso tecnico ma deve migliorare in convinzione e cattiveria, perché la Serie B è questa. Sì, sono d'accordissimo, stavo rafforzando il tuo concetto. Io generalmente mi arrabbio quando poi c'è l'alibi, però abbiamo giocato bene, però mancavano le persone. Cioè io, ci può stare perdere a Parma, ci mancherebbe, però sarei uscito anche... No, ma lo dice l'allenatore, Guido, lo dice l'allenatore, è questo quello che io... cioè non si può dire che il Palermo a Parma ha fatto bene. Il Palermo a Parma ha buttato via 3 punti, tu non puoi... assolverla. Capisco che da allenatore devi essere con la squadra, ma come si fa a dire che il Palermo, il Parma, insomma sì, forse ma poteva, peccato, no, non è così. Sì, e anche come giocatore io avrei fatto dichiarazioni piuttosto arrabbiate dicendo siamo dei polli. Giuseppe, sentiamo te. Esatto. Ma guarda Guido, intanto ti dico che il rischio di litigare oggi non c'è, perché la penso come te. Si tratta di almeno un punto buttato a Parma,
una partita che a me non è piaciuta, ma direi da entrambe le parti, perché francamente a me il Parma non è che mi abbia fatto chissà quale grande impressione. Condivido. E qui mi aggancio al ragionamento che sottoscrivo parola per parola da parte di Salvatore, cioè quel miglioramento che il Palermo deve fare sulla cattiveria, sulla concentrazione, perché poi vedi quello che può dare più fastidio e può creare a mio parere più rammarico, se noi andiamo a vedere i momenti in cui sono arrivati i gol del Parma, erano momenti in cui il Palermo era quasi in controllo della partita e poi però, ed è successo anche in altre occasioni, riusciamo a ravvivare l'avversario facendo dei regali. Questo è quello che dà più fastidio, perché anche nel contesto di una partita che a me francamente, ripeto, non è piaciuta, ma neanche né dal Parma né da parte del Palermo, l'ho trovata anche abbastanza un po' noiosa, nonostante si fosse trattato di una partita con tre gol. Dispiace avere buttato questa occasione che ti poteva portare almeno a casa imbattuto, lasciando la classifica bene o male così come l'avevi lasciata prima di questa partita. Fabrizio, intanto ti vorrei ringraziare per essere tornato, perché l'altra volta mi hai abbandonato alla cascata di messaggi. Ti ho visto in difficoltà. Però adesso dimmi il tuo pensiero su questo Palermo. No, io dissento totalmente, perché per me la grande occasione persa sta nel fatto di arrivare a Parma con una settimana di sosta, due settimane di sosta con 5 infortunati. La grande occasione persa del Palermo c'era lì. Cioè tu non puoi arrivare con 5 titolari su 7 a un appuntamento così importante. Poi possiamo discutere tecnicamente della partita, di una partita in cui è mancata tecnica, hai detto Totò, ma se giochi senza Verre, Di Mariano, Brunori a mezzo servizio, che era reduce dall'infortunio, io non lo so la qualità tecnica, dove la devi trovare? Cioè, chi te la deve dare? Graves in difesa? Cioè, difesa inedita, che non ha mai giocato. Cioè, la grande occasione persa sulla quale deve riflettere il Palermo come società è arrivare a un appuntamento così cruciale con 7 infortunati. 7 con 2 settimane di sosta. Lasciamo stare Stulaz e Delia, perché sennò sarebbero 9, con una difesa completamente smontata. E il vero punto di domanda è questo: si può gestire una stagione con questo numero di infortunati, che adesso stanno incominciando a diventare tanti, soprattutto nei recuperi? I recuperi sono di una lentezza disarmante. Questa è la grande occasione persa del Palermo. Non è Parma, per come l'hai giocata, è per gli episodi che ti sono girati contro. Volevo intervenire Salvatore e poi anche io. No, io volevo precisare, scusa, che il Palermo è una squadra altamente tecnica invece. Quello che gli manca è un po', come si chiamano, li ho chiamati attributi, perché una partita come quella col Parma tu non la puoi, io non sono d'accordo, sul lato generale statistico che fa Fabrizio, ma non sono d'accordo sulla partita di Parma, perché quel Parma può essere battuto pure dal Cittadella, non è un grosso problema. Tu trovi una squadra di quelle in quelle condizioni lì e non ne sai approfittare, questo è quello che non mi sta bene. D'altro canto, il Parma, però, Salvatore, all'andata al Parma mancavano 10 giocatori e Palermo, giocando così, ha vinto in un momento particolare della stagione del Palermo in cui doveva. Se io mi ricordo bene, se tu togli i giocatori a una squadra, lo senti? Il Parma giocò una buona partita, però niente da dire a quel Parma. Ma gli mancavano 10 titolari a quel Parma. Se tu togli dei giocatori chiave a una squadra, è normale che e risente la prestazione. Cioè, non è che avevamo. Non mi ci trovo su queste cose. Lo so, però purtroppo sono i numeri che pesano. Questa è comunque, dico, è la logica anche di una conversazione a quattro, dove comunque il litigio è dietro l'angolo e ancora non abbiamo messo mano ai commenti. Ora ti faccio anche una domanda. Aggiungo al tuo commento: ci può stare che perdi, ma ci deve essere la giocata a cui. In realtà noi pigliamo un gol su calcio d'angolo, che magari non c'era, ma un gol stupido, consentiamo a Vasquez di fare, diciamo, 6 tocchi di fila su un pallone che poi è calciato, che poi Pigliacelli abbia sbagliato anche l'intervento, ci sta pure, però
e non abbiamo mai fatto paura. Dopodiché ti dico anche che sul piano del gioco, secondo me il Palermo è stato superiore al Parma, ampiamente, e se dovessimo mettere sulla bilancia, almeno per quanto riguarda la partita di sabato, le competenze di Pecchia e di Corini, la bilancia sarebbe tutta a favore di Corini, perché con una squadra rabberciata ha sofferto praticamente nulla. Pigliacelli non ha fatto una parata sostanzialmente, i tre difensori sono stati coperti bene dal centrocampo, in attacco Soleri e Tutino si sono mossi bene. Quello che non è bello, secondo me, è intanto, come diceva anche Salvatore, la un po' indolenza a fine partita. Cioè, io a quel punto mi incavolo come una bestia e lancio un allarme, anche perché non ci sono più tante partite per rimediare agli errori. E soprattutto credo che il Palermo avrebbe dovuto mettere in campo un po' più di personalità, compatibilmente anche col fatto che non c'è i cambi. Dopodiché la domanda che volevo farti è: sette infortunati, a chi attribuisci la responsabilità? Ma c'è sicuramente una gestione da rivedere, non lo so, non si può arrivare, cioè è una stagione costellata da infortuni questi, e con recuperi lunghi, per carità, fanno parte della stagione anche questi. C'è chi dice che il ritiro non andava fatto, per esempio, ma non so se questo... Ma il ritiro sostanzialmente è stato fatto proprio per togliersi da situazioni strutturali che non erano favorevoli ai recuperi, perché comunque il campo del Tenente Onorato, se fosse stato in ottime condizioni, non lo so se il Palermo sarebbe andato in ritiro. Cioè, ci sono tante componenti che poi danno il totale di una stagione della squadra. E io sono molto allarmato sul numero di infortuni che ci sono stati quest'anno e sui recuperi. Che poi tutta questa serie di piccoli quelli che sono apparentemente dei dettagli sono quelli che probabilmente fanno dire al City Group in estate scorsa questa è una preparazione, perché anche il terreno di gioco, anche gli infortuni, anche la logistica, il centro sportivo o tanti piccoli dettagli fanno parte del totale. Ora, Salvatore, come spesso accade, Fabrizio Vitale selezionerà tutti i commenti che sono a suo favore e contro di te, però ti garantisco un appoggio e il controllo vigile sui messaggi. Nel frattempo fatemi ringraziare, però, ora a parte gli scherzi, la community di questa trasmissione. Siete sempre tantissimi a seguirci e a commentarci, quindi un grazie va a stadionews.it e a blogsicilia.it che rimbalzano questa trasmissione insieme a Video Regione, canale 14 del digitale terrestre. E volevo ricordarvi che oltre a dover comprare i giornali, che sono sempre ancora una fonte di notizie e di approfondimenti, oltre all'obbligo di cliccare su Blog Sicilia e su Stadio News ogni mattina per sapere cosa succede, c'è una novità che non è neanche più una novità, ma il podcast. Cioè, ci potete seguire anche sul podcast che trovate sulla home page di Blog Sicilia, quindi mettete che siete in macchina, non volete fare podcast e sentite tutti i nostri litigi. Fabrizio, vai. Allora, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, siete tantissimi come sempre, ovviamente sono molti gli interrogativi, si parte per esempio da chi avrebbe voluto Damiani in campo magari un po' prima, come Leonardo Federico Rosanero. Damiani in campo all'83esimo perché... poi c'è Manu Remu che invece dice: eravamo in emergenza, va bene la sconfitta, ma perché mettere Buttolo, braccetto di difesa, che è un terzino ma soprattutto un giocatore palesemente da Serie C? Non sono d'accordo, consentimi, però Buttolo anzi ha fatto una partita dignitosa, considerato che aveva giocato poco negli ultimi tre mesi, è un terzino destro che ha fatto bene in Serie C e che secondo me sta crescendo ancora, ha avuto solo il torto di trovarsi davanti Mateiu, che è un intoccabile di Corini, quindi non sono d'accordo che Buttolo sia stato negativo, assolutamente no. Continuiamo con Agostino Laimo. Agostino, ti leggo ma sei troppo lungo, quindi il prossimo messaggio o corto oppure non te lo mando neanche verbalmente. Come di consueto dopo una sconfitta del Palermo spuntano fuori i soliti commenti: Corini inadeguato perché Corini ha tolto Tutino e messo Brunori, Brunori non è il nostro attaccante per eccellenza, perché non ha giocato titolare Damiani anziché Gomez, tanti e tanti commenti disfattisti, ma molti dimenticano i sette assenti, assenze di prima linea: Marconi, Del Cearo, Sala, Verre, Bro, Di Mariano, Bettella, poi
C'è un altro sostenitore di Damiano come Cesare Celauro: Damiani non può stare in panchina, sostituzioni tardive, assenze importanti. Ti fermo un attimo qui, Giuseppe, secondo te Corini ha fatto degli errori di valutazione nei cambi? Ma no, mi sembrano... Mi soffermerei su Tutino Brunori e su Damiani che è entrato negli ultimi 10 minuti, più o meno 12 minuti. Ma guarda, forse per la prestazione di Gomez, che sinceramente non mi ha soddisfatto, non mi ha convinto, poteva essere un cambio diciamo anticipato quello di Damiani. Su Brunori, guarda, non è neanche detto che sarebbe entrato se la partita fosse stata ancora sull'1-1, cioè nel momento in cui il Palermo deve recuperare lo svantaggio, ci può anche stare che Brunori esca. Però vedi, Guido, io volevo tornare un po' su questi litigi d'inizio puntata tra di noi, perché è chiaro che i numeri citati da Fabrizio sono inequivocabili e nel contesto di un intero campionato poi pesano. È in dubbio, però ecco, poco fa giustamente Fabrizio diceva una difesa inventata, però questa difesa inventata di fatto cosa ha subito contro il Parma? Poco o niente, e quindi per questo io vado a dare poi ragione ai ragionamenti che fa Totò, cioè è stata una mancanza di attributi, di gazzimma, cioè abbiamo regalato delle cose al Parma che non andavano regalate, pur in emergenza, pur non avendo cambi dalla panchina che ti potessero stravolgere la gara. Nonostante questo però hai regalato, è qui che nasce il rammarico di questa partita di Parma. A mio modo io di per vedere... esempio, Salvatore, onestamente non avrei tolto Tutino dal campo, e ho il dubbio che Brunori non fosse del tutto a posto. Capisco che poi un allenatore deve anche dare spazio, minutaggio, come si dice in gergo, e quindi farlo, diciamo, fargli togliere la ruggine, però forse quel cambio a me non mi ha convinto. Ma guarda, sono due le cose: o tu pensi che Brunori abbia fortuna, stavo dicendo una volgarità, abbia quella fortuna per cui entra in campo e ti risolve la partita e allora lo metti dentro, oppure tu pensi che lo devi adattare piano piano al rientro in piene condizioni. Non mi pare però che quegli ultimi minuti, cioè quel pezzo di partita, fosse tale da poter dire sono soddisfatto. È lì il discorso. Io voglio un uomo che se entra mi fa la differenza. Io non so Vido in che condizioni fosse, io non so, questo purtroppo lo sanno solo loro, ma noi non possiamo sapere certe cose, ma sicuramente se tu metti Brunori è per dire tanto vabbè, oggi la partita è sotto controllo, adesso vediamo di trovare qualcosina in più. Invece purtroppo Brunori si è visto che ha bisogno di tempo per essere al meglio della condizione. E in più con una squadra che non lo ha supportato quasi mai. Fabrizio, tu sei d'accordo? Io sì. Con Giuseppe che dice che Gomez era sottotono, e aggiungerei anche Segre, che non mi è sembrato in grande spolvero. Beh, diciamo che tutta la squadra nel secondo tempo ha arretrato un poco e calata di ritmo. Diciamo che c'era anche il Parma. Parma, se non mi sbaglio, ha finito la partita con almeno 4-5 giocatori con i crampi, quindi evidentemente c'è anche un avversario nelle considerazioni che vanno fatte. Sul fatto che si poteva fare di più sono anche d'accordo, sul discorso che tanto chi gioca è forte uguale a chi non gioca, no, mi dispiace. Se gioca Buttaro e gioca Mateio in quel posto, la differenza si vede. Se gioca Nedelcearu o Graves, la differenza con tutto il Nerciaro non è nesta, si vede. Poi possiamo fare tutte le teorie che vogliamo, però se ci sono delle gerarchie in una squadra un motivo ci sarà. No, questo sicuramente non è questo in discussione. Probabilmente con un cambio in più di Mariano Valente, per esempio, al quarto ora del secondo tempo, magari avresti potuto dare anche più asset. Però vorrei dire, la difesa
Intanto un elogio a Matteo che ha cambiato zona di competenza, ha fatto il centrale, l'ha fatto anche bene senza avere problemi, ma a me è piaciuto anche Graves, mi è piaciuto anche Buttaro. Merito di un centrocampo che forse si è preoccupato un po' più del solito di coprire, di non lasciare spazi e che magari si è preoccupato un po' di meno di impostare. Lì probabilmente ci vuole un po' più di personalità e là quando poi, tu dici poi, scusate, io vorrei, i cambi che poi mancano. Vorrei ricordare due momenti cruciali di questa partita. C'è in avvio di secondo tempo, c'è un contropiede 3 contro 2 che Saric si mastica in una maniera indicibile. Vorrei ricordare una conclusione di Valente sul 2-1 che è andata alle stelle, cioè non è che Palermo è stata in balia del Parma, ha sicuramente modificato ed è calato, su questo non c'è dubbio, ma se Saric manda quel contropiede, manda in gol un compagno, che 90 su 100 lì 3 contro 2 va in porta, tiri e probabilmente segni. E qui ormai abbiamo esposto le nostre idee, tu sei chiaramente su un'altra sponda, ovviamente tutti i pareri, anche quelli dei tifosi, sono rispettabili. Io devo dire che inquadro come Salvatore l'idea che nel primo tempo ne abbiamo giocato meglio del Parma, eravamo sotto per sbaglio, abbiamo subito recuperato. Nel secondo tempo abbiamo avuto l'atteggiamento di quelli che, stando tutti dietro la linea della palla, il pareggio ce lo portiamo a casa, alla fine nessuno si può lamentare, superiamo un'emergenza e la prossima partita vediamo. Ok, invece inizia a preoccuparsi della zona retrocessione. Zona retrocessione di cui parleremo poi fra un poco, perché questo campionato, io ho visto ieri una partita scandalosa, non so voi, Modena-Cittadella 0-0, giocata con una paura impressionante da entrambe le squadre. Cittadella è ovviamente un punto sopra la zona dei play-out, ma il Modena ha giocato con una preoccupazione enorme, un Modena che in caso di vittoria sarebbe stato a un punto soltanto dal Palermo, quindi questo è un campionato strano. Vediamo questi commenti allarmati. Allora, già basta una sconfitta per retrocedere? Già... No, comunque c'è chi preferisce guardarsi alle spalle. Come... Allora, mentre tu leggi il commento, io chiedo alla regia se possono farmi il miracolo di mandarmi la grafica con non prevista, la grafica con la classifica, in modo che la focalizziamo, ecco qua, la focalizziamo meglio, perché intanto diciamo che le tre di sotto, che sono quelle che retrocedono subito, hanno fatto un passo indietro ragguardevole e adesso il distacco diventa pesante, soprattutto se si considera che la prossima partita c'è Spal Benevento che riguarda queste due squadre. Il Perugia deve recuperare con la Regina, se vince fa salire di un punto ancora la zona salvezza. Il Cosenza ha fatto 4 vittorie nelle ultime 5 partite, quindi la zona salvezza, la quota salvezza sta sicuramente salendo. Il Palermo attualmente ha 7 punti di margine, 7 punti e 7 squadre direi anche di margine, quindi non credo che rischi, però domenica c'è per esempio, anzi lunedì di questa c'è Palermo Cosenza e immaginiamo che in caso malaugurato di una sconfitta casalinga con Cosenza, la zona retrocessione sarà sempre più vicina, ma questa è un'ipotesi che citiamo come vagamente possibile, ma in realtà il Palermo non perderà sicuramente, anzi poi del Palermo e del calendario dobbiamo discutere meglio. Sentiamo i tifosi. Sì, avevo mandato in onda prima. Anzi, scusami Fabrizio, devo interromperti perché sono uscito un po' lungo io. Ci fermiamo per la pubblicità e poi spazio ai commenti e agli altri argomenti della giornata. Bene, rieccoci qui, sempre grazie alla regia che è prontissima con il nostro Emanuele, con Fabio, con tutti gli altri ragazzi. E Fabrizio, toccava a te con i messaggi, il nostro comandante è sempre prezioso, oggi l'abbiamo messo in minoranza, capita in una democrazia partecipata con 4 persone, oggi siamo più o meno 3-1, però ti diamo l'onore delle armi. Ma la come minoranza sempre è sempre dei più forti. Esatto. Guido Cusimano, guardiamoci le spalle, andate a vedere il cammino dell'Alessandria, risucchiato alle ultime giornate nei play-out. Occhio, ovviamente il riferimento è alla scorsa stagione. Poi anche quest'anno l'Alessandria nel play-out sta ripetendo. Per Pietro Ribasi, siamo senza guida tecnica, Guarini è stato un grande calciatore ma allenare non è cosa sua. Poi... non condivido, io fra Pecchi e Corini scelgo 350 volte Corini. Piero Mandracchi, il Parma non mi è sembrato nulla di che, il nostro errore è stato concedere campo agli avversari nel secondo tempo, con un calciatore Vasquez in grado di inventarsi qualcosa in qualsiasi momento, è stato quasi un suicidio
annunciato, poi c'è sempre Pietro Di Biasi, dice Corini doveva essere esonerato dopo la partita con l'Ascoli interna, quindi, cioè, quindi alla seconda, alla terza di campionato, sì, certo. E poi magari riesonerato altre 20 volte. Cioè, tutte le immagini che in questo momento noi, Palermo, con un allenatore che non capisce nulla di calcio, con tanti infortunati e con un cammino disastroso, siamo un punto dai playoff. Penso un po' se andavamo anche bene con un allenatore. Cioè, dai. Allora, poi c'è qualcuno che ce l'ha con me: le assenze non sono una giustificazione, signor Vitale, il Parma lo potevamo battere pure con i rincalzi che potrebbero essere titolari. Questa è un'opinione sua personale, tolga al Napoli Osimhen, Zielinski, Lobotka. No, basta Osimhen, già ha perso, cioè, 0-4 col Milan. Ha perso 0-4 col Milan, quindi cioè, possiamo discutere di qua legge. Fino a 4 anni. Non no, poi attenzione, io vorrei dire, le posizioni sono legittime finché sono espresse con grande civiltà, quindi ci sta che ognuno di noi la pensi in un modo, però è anche vero che poi va detto che se il Parma è sembrato poca cosa, è anche merito del Palermo, che ha studiato la partita annullando le fonti del gioco, ed è proprio per questo che a me la rabbia mi è salita ancora di più, perché una partita studiata così bene, vedo perfino Giuseppe Leone che sta annuendo, e tu commetti questo peccato di superficialità e anche, nello specifico, consente a Vasquez, stavo dicendo Zauli, chissà perché, consente a Vasquez di essere, diciamo, troppo libero per inventarsi un tiro che poi non era irresistibile, ma comunque è stata la miccia della esplosione. Giuseppe, condividi? Ma sì, è chiaro, sì, bravo, condivido, bravo. Guido, ma più che altro vorrei quasi convincere l'amico Fabrizio che stiamo, fin dei conti, dicendo le stesse cose. Perché quando lui dice vai a togliere Napoli, Tizio, Caio, e il Palermo gliene mancavano 7, stiamo dicendo proprio questo, cioè con quelle assenze, e purtroppo c'erano quelle assenze, cioè possiamo stare qui a parlare se ci fosse stato quello, se ci fosse stato quell'altro, c'erano quelle assenze, pazienza, ma tu hai tenuto testa al Parma, a Parma, e non hai saputo però approfittare, non è quindi, non questo significa che la struttura di base è buona, ma se ti mancano i giocatori che ti fanno la differenza, come Vasquez l'ha fatta per il Parma, puoi anche perdere. Certo, vabbè, ma allora quello che ha fatto la Juventus senza Pogba, senza Chiesa e tanti altri infortunati, non hanno pianto e sono secondi in classifica. Cioè è incredibile, cioè uno ha una squadra che deve avere la possibilità di sostituirsi uno con l'altro, insomma titolare con riserva, fra virgolette. Ma c'è stato un percorso per arrivarci di Salvatore. In cui si infortunano e non puoi piangere. La verità non c'è da piangere, ma è un dato di fatto. La Juventus ha perso andata per ritorno con Monza, pure per avere tutti i titolari fuori. Cioè non è che si vanno scordate. Sì, ma era in condizione di vincerla la partita e non l'ha vinta. L'ho capito, ma ci sarà un motivo. E il motivo è che ti manca quello che ti portano altri giocatori che magari se ci fossero stati ti avrebbero portato. Se no la Juventus non sarebbe seconda in classifica, scusami. Sta giocando con i ragazzini. Ma quale percorso ha fatto la Juventus senza gli infortunati quest'anno? Quante partite ha perso? Come quale percorso? È seconda in classifica, oggi, prima dell'Inter, del oggi, Milan, della Roma e della oggi Lazio. Ha fatto un percorso con queste seconde linee, come le chiami tu, o no? Cerco una mediazione attraverso le parole anche di Leone, nel senso che non diciamo cose molto distanti, il problema è come dire, l'atteggiamento, perché poi le partite le puoi perdere, ne abbiamo perse molto peggio di Parma, però abbiamo perso anche a volte e ti lascia meno rimpianto quando hai giocato male, hai giocato, diciamo, eri in palese inferiorità, mentre questa volta qua l'impressione è proprio quella che potevamo e dovevamo fare di più e ci siamo un po' cullate sugli allori, perdendo un punto prezioso e regalandone 3 al Parma che ci ritroveremo davanti. A proposito di Parma davanti, però ricordatevi che la Regina in classifica è davanti al Palermo, ha una partita in meno che recupera a Perugia, la partita sospesa per il terremoto, però Fabrizio, la Regina mi pare che sia sulla graticola, come si dice in questi casi, perché rischia una penalizzazione che potrebbe essere di 2 o di 4 punti. Bisogna capire poi quale sarà l'orientamento da parte
della Procura federale. È un caso complesso, particolare, come abbiamo detto più volte, che ha a monte un concordato col Tribunale per le situazioni di debito della vecchia società. Il Tribunale ha impedito alla Regina di ottemperare i propri adempimenti economici. È una situazione un po' particolare, difficile da dire. Diciamo che non ne teniamo conto di questa ipotetica penalizzazione, anche perché secondo me la Regina è in fase calante. Un Palermo che può cambiare marcia, secondo me, supera abbondantemente la Regina. A proposito, cambiamo titolo, anzi già siamo col titolo giusto, stavo inforcando gli occhiali per questo, perché dobbiamo discutere di una cosa che ovviamente è una questione molto trasparente, molto teorica. 8 punti in 8, se non sbaglio, dalla sconfitta di Genova a quella di Parma, 2 sconfitte, 5 pareggi e la vittoria col Modena. Sì. Pur fra alti e bassi, fra difficoltà, buone prestazioni, prestazioni anche un po' meno buone, qualche rimpianto, qualche rigore sbagliato, però 8 punti in 8 partite è una media che ha consentito al Palermo di galleggiare fino ad ora, ma secondo me non garantirebbe assolutamente i play-off. Salvatore, non c'è dubbio. Eh? Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Sì. Ora faccio una domanda a tutti e tre, comincio da te stavolta, Fabrizio. Perché noi abbiamo... Perché sei in minoranza, quindi si parte dai più deboli. 4 partite in casa, 3 in trasferta. Io immagino che con 11-12 punti si possa andare nei play-off, questo sì, il che significa che 3 delle 4 partite in casa le devi andare a vincere. Ma io credo che devi vincere tutte le partite in casa e sparare un colpaccio fuori, sarebbe la sintesi perfetta per andare ai play-off, che hanno una soglia per quanto riguarda l'ottavo posto, secondo me, che si aggira tra i 53 e i 54-55 punti. Quello che sta facendo la differenza quest'anno è il cammino di quelle che lottano per non retrocedere. Ho fatto un confronto molto veloce prima di entrare in trasmissione, cioè ci sono 5 punti in più in zona play-out rispetto alla scorsa stagione. Esatto. E questo ovviamente è un aspetto che ricade anche sulla forchetta che c'è con la zona play-off, che è molto più corta. E ricordiamo che comunque 3 squadre hanno fatto un decisivo passo indietro, secondo me. Regia, possiamo rimanere un attimo la classifica in grafica, eccola qui. E Salvatore, tu che dici? Ma io, piuttosto che puntare alle ipotesi, alle quote salvezza o promozione, prendo in esame un altro dato che mi sembra più attuale e crudele. Per Pasquetta noi giochiamo con il Cosenza, che come tu hai detto nelle ultime 5 partite ha totalizzato 12 punti, che sono il doppio dei punti del Palermo, cioè 4 vittorie e una sconfitta. Nel girone di ritorno 18 punti, gli stessi del Palermo, identico rendimento dunque da gennaio ad oggi. E stiamo parlando di una squadra, il Cosenza, che in assoluto ha segnato più gol, 26, solo del Benevento, che ha il peggiore attacco, e ne ha subiti 47, uno in meno del Brescia, fanalino di coda. Questo è il Cosenza. Certo tu che questa è la media che non ti porta ai play-off. Ecco perché quello che conta è vincere. Ma come si vince? Col carattere. Punto e a capo. Giuseppe. Ma settimana scorsa ti dicevo che la possibile tabella playoff portava a una cifra sui 56-58 punti. Oggi probabilmente sono, dopo questa giornata, dopo i risultati dell'ultima giornata, forse si è abbassata anche di qualcosina, e quindi Palermo ne ha 42, se dovesse fare 54-55 punti potrebbe essere dentro, e quindi quelle in casa bisogna sicuramente cercare di vincerle tutte. Sicuramente non siamo, questo Palermo è neanche fortunato, perché ora il Cosenza, che magari fino a qualche settimana fa poteva sembrare uno degli avversari più semplici da affrontare, forse oggi è uno dei più difficili, viene da 3 vittorie, tutte e 3 per 1-0, e anche con avversari di una certa caratura come Frosinone e Pisa, le ultime. Quindi non sarà una passeggiata per il Palermo. È chiaro che andando avanti a forza di pareggi ai play-off non ci vai, fermo restando che secondo me la corsa bisogna farla su Pisa e Regina.
Ecco, esattamente questo, e qua torniamo al discorso originario. Io non voglio fare tabelle specifiche, perché poi questo campionato veramente ha un andamento talmente strano da essere imprevedibile. Però anche è chiaro che se non vinci... anche Ternana e Ascoli rischiano di entrare in gioco per i playoff. Sì, rischiano, cioè, sicuramente sì, ma possono... Eppure Cosenza se vince a Palermo. Eppure Cosenza se vince a Palermo... Se succedesse questo si riaprirebbe clamorosamente anche la zona salvezza, che però io non ritengo che possa essere apribile. Però è un campionato strano, e però io dico che se tu non vinci almeno tre delle quattro partite in casa, che sono Cosenza, Benevento, Spal e Brescia, e poi non raggiungi i playoff, ci può stare. Non sarà un fallimento, perché era in qualche modo concordato all'inizio di stagione, però sicuramente è un grande rammarico. È un grande rammarico. E questo tipo di mentalità passa, su questo sono d'accordo con Salvatore, da un tipo di... cioè, ci vogliono le palle in un certo punto per dire io voglio vincere questa partita, la dobbiamo vincere, un po' come è successo anche col Modena, pur che con una partita cominciata veramente male, in casa noi abbiamo visto delle belle prestazioni, e lì non puoi andare a fare... per dire, sto facendo fantascienza, 1-1 col Cosenza, e però dici che hai preso un palo oppure hai sbagliato un'occasione. Quella partita la devi vincere con tutto quello che hai, altrimenti basta. Troviamo, no, anche perché troviamo questo finale, playoff o non playoff, abbiamo detto già tante volte, sarà un termometro molto caldo per le valutazioni per il prossimo anno. E certo, questo finale questo... si vincerà, che cosa bisogna andare a cambiare per poter andare a vincere? Assolutamente d'accordo, e io penso che qui la società, con i suoi delegati, da Rinaudo ai direttori sportivi, ai direttori tecnici, anche quelli amministrativi, tutti quanti dovranno farsi un esame di coscienza e dire questo ha funzionato, questo no, perché i ritocchi devono essere abbastanza pochi, e fermo restando che nei piani della società c'è la riconferma di Corini, con buona pace anche di molti tifosi che si lamentano, però ecco, c'è un rettilineo. Il Palermo, paradossalmente, nonostante non ha posto in classifica, secondo me ha ancora più possibilità sia del Parma che della Regina di centrare questi playoff, forse anche del Pisa, però deve darsi una smossa. E poi ricordiamoci sempre che in un campionato del genere c'è anche la fortuna di trovarsi il calendario spianato, cosa che non possiamo prevedere adesso, però se tu giochi col Brescia che è già retrocesso è una cosa, se giochi col Brescia che cerca un punto per salvarsi è un'altra cosa. Lo stesso vale per la Spallo, per il Benevento o la trasferta di Venezia. Quindi insomma, è tutta una cosa da vedere settimana dopo settimana. Ancora un paio di commenti e poi torniamo, cambiamo argomento, perché vorrei parlare anche di attacco. Allora, Anna Maria La Torre dice parlate sempre tutti di Gomez e Segre, ma di Saric che non gioca mai bene, no, finché ci sarà lui noi giocheremo con l'uomo in meno. Io non sono d'accordo, perché secondo me Saric non ha giocato male l'altra volta, altre volte l'ho criticato e mi è sembrato magari con poca personalità. Secondo me Saric è uno di quelli, come dici tu, sotto esame anche per il prossimo anno. Beh, se fa un altro contropiede vanificandolo come l'ha fatto a Parma, credo che raramente avrà grosse difficoltà, raramente lo rivedremo di nuovo l'anno prossimo qua, cioè quello contropiede grida ancora vendetta. Poi c'è Luciano Badolato, spero di incontrare di nuovo il Parma ai playoff con la nostra squadra al completo, non mi sono sembrati un granché, un saluto a Salvatore Geraci. Ciao Totò. Ciao, ciao. Salvatore ricambia. Manu Remu dice, conoscendo Corini a fine primo tempo gli avrà detto di gestire la partita per il pareggio, invece c'è stato l'episodio e abbiamo perso, non gli è riuscita la pareggita. Io questo non credo che sia stata una disposizione di Corini. Salvatore, tu pensi che Corini abbia detto una cosa del genere? No, assolutamente no, ma ci mancherebbe altro. Forse non ha saputo dare la scossa quando... Non si dice una squadra... No, sono i giocatori che fanno la partita, Guido, l'allenatore... Beh, l'allenatore tu, dopo 10 minuti del secondo tempo può saltare in piedi, urlare... Entra in campo e li schiaffeggia, li manda a quel magari, paese. Magari no. Entrasse in campo Corini ogni tanto. Appunto. Poi abbiamo Fab Delisi che dice, ma qual è la retrocessione? Siamo a più 13, non credo, siamo a più 13, non so su chi.
ma non credo, siamo a più 13. Siamo a più 13 dalla terz'ultima che scende direttamente. Ah, va bene, l'unica cosa certa, però ci sono sempre i play-out, l'unica cosa certa per me è che Brunori non segnerà più, forse addirittura fino alla fine della sua carriera. Ha risentito troppo dell'esclusione di Mancini, in ogni partita gioca Sibbiato e Palese. Allora, come tu avesti a dire una volta, Mancini non l'ha convocato, intanto non poteva essere convocato perché non stava bene. Era infortunato. Perché probabilmente l'avrebbe portato, forse senza giocare, anzi quasi certamente senza giocare, però magari l'avrebbe anche convocato. Un pensiero lo stava facendo. Che non segni più Brunori, diciamo, Brunori se è all'ascolto, perché so che poi tra l'altro molti giocatori ci seguono, se Brunori è all'ascolto è legittimo. Alza le mani Brunori, alza le mani, non fare gli scongiuri. E però, e torniamo al terzo argomento della trasmissione, avete visto che Soleri che ci abbiamo? C'è un gol di potenza, di astuzia, di forza, di tutto, potrebbe essere l'uomo in più, senza bisogno di gufare Brunori, se ne guardiamo bene, perché poi Brunori veramente l'anno scorso ha dimostrato che in primavera fiorisce come una rosa, ma anche un Soleri così sontuoso onestamente mi fa stare tranquillo. Salvatore, che dici? Guarda, torno a Soleri, ma prima ti vorrei fare una considerazione, perché tanto il discorso di Soleri per me è chiarissimo. Questa storia del pubblico che adotta i giocatori e dà un aiuto non indifferente durante le partite è un dato di fatto ormai. Il Palermo in questo momento ha la fortuna, come Genoa e Bari, di avere il maggior numero di spettatori. Sono stanco però degli appelli e del fatto che bisogna sempre ricordare che con l'apporto dei tifosi si può fare di più, perché oggi abbiamo parlato di numeri e te ne voglio tirare fuori un altro che per me è importantissimo. Il Palermo ha guadagnato 26 punti in casa e 16 in trasferta. Solo Frosinone, Genoa e Cagliari hanno fatto meglio. Il fattore campo dunque esiste, e appunto per questo il Palermo deve cambiare mentalità e applicarsi in trasferta. Veniamo a Soleri, perché mi avevi chiesto di Soleri soprattutto. Ha preso fischi fino a qualche settimana fa, ora è diventato Mago e Beniamino. Mettiamoci d'accordo, come Marconi, come tanti altri. La verità è che Soleri era bravo prima come oggi, solo che ora si è cambiato atteggiamento tattico e Soleri ha più possibilità di poterlo dimostrare. Poi ci stanno anche i periodi di particolare forma, di particolare fiducia. È chiaro, Giuseppe, che se trovi l'occasione e la trovi nel momento in cui sei straripante dal punto di vista fisico e fai gol, provi anche delle giocate, perché per esempio il gol che ha segnato a Parma è un gol di forza, abbiamo detto, perché è andato via anche con un po' di fortuna per l'infortunio dell'avversario, però con astuzia, con forza. E poi è stato altruista prima, perché ha messo la palla in mezzo, è stato rapidissimo nel capire dove andava a finire la palla e ha segnato da attaccante consumato. No, ma senza dubbio Soleri è in un momento di forma fantastico, ma qui secondo me bisogna anche dare i meriti all'allenatore, perché una delle bravure, cioè gli allenatori vanno anche giudicati su quando riescono a sfruttare il momento di alcuni giocatori che magari non giocano spesso, però per quei mese e mezzo, per quei due mesi sempre dentro, perché è in una buona forma. Non è da tutti gli allenatori, diciamo, avere questo intuito. È chiaro che in questo momento, se tutti gli attaccanti del Palermo stessero bene, la coppia titolare sarebbe quella formata da Soleri e Brunori, proprio perché Soleri in questo momento è in una condizione, in una fiducia soprattutto diversa da tutti gli altri. Però tutte le squadre che vogliono vincere, caro Fabrizio, un attaccante, un centrocampista, un difensore che sarebbe titolare in qualunque squadra lo deve tenere. Il discorso vale, secondo Giuseppe, anche per Tutino, che però ha giocato bene, è partito magari un maluccio, però è cresciuto nel frattempo. Quindi ci sta che poi, a seconda di un infortunio, una squalifica, un affaticamento, poi si alternino. L'importante è avere giocatori sempre pimpanti. C'è nessun altro che gufa Brunori? Spero di no. No, però gufano tutti Corini, come Marco Ioni. La cosa più importante ormai è che assolutamente Corini non venga confermato per la prossima stagione. Con lui si perde solo tempo prezioso, prima lo capite. Si svolta. Poi abbiamo Timothy Warren che dice: se non si arriva Timothy almeno... Warren
Tipo attore americano, diciamo, vabbè. Ma non è la prima volta che ci scrive, che domanda, sei proprio attento. Poi non lo so se si dice Warren, ma credo Warren. Comunque, se non si arriva almeno al quinto posto, è inutile andare ai playoff per fare la comparsa. Voi che cosa ne pensate? Non lo so. Chi vuole io ai playoff ci voglio arrivare comunque, anche ottavo e mezzo. Certo, se arrivi quinto è meglio, se arrivi quarto ancora meglio, anche se mai terzo e quarto posto non sono più, penso, raggiungibili. Però non dimenticatevi, ragazzi, perché poi io mi diverto a guardare ogni tanto i commenti passati. Lo scorso anno dicevate di peggio sul Palermo di Baldini, che era incapace di vincere due partite di fila, e poi è successo quello che è successo. Il pubblico ha il diritto, il dovere direi quasi, di tifare, di sognare, di pretendere, sempre nei limiti del possibile, però giocare allo sfascismo non è mai bello. L'anno prossimo devi pianificare la promozione diretta, non come quest'anno, altrimenti parliamo del nulla. Salvatore Siciliano, a Mario Gaetano, il Palermo raggiungerà i playoff, le assenze si sono fatte sentire, Valeria Verre è l'uomo in più. Onorato Billette dice: ricordiamoci che Frosinone l'anno scorso è giunto nono, credo voler dire, invece quest'anno è primo. Frosinone arrivò nono per differenza reti con un finale di stagione in forte calando, come quest'anno, però ormai la promozione dovrebbe essere scontata. Poi abbiamo il solito l'ultimo messaggio, la solita iniezione di ottimismo, dai che il Cosenza ci chiuderà nella nostra metà campo come hanno fatto tutte le squadre. Ricordiamoci che la settimana santa che porta la Pasqua, il campionato non giocherà né sabato né domenica, ma giocherà lunedì. Ora non so se è un caso oppure no, però si gioca lunedì sera, quindi ci salvano la arrostuta infavorita, caro Salvatore, potremo andare a friggere e ad arrostire con serenità, poi la sera allo stadio per una delle ultime quattro partite casalinghe, e poi l'indomani saprete la verità sul Palermo attraverso Rosa e Nero Web TV. Grazie a Fabrizio Vitale, che oggi abbiamo sfruculiato abbastanza, però lo facciamo sempre con simpatia e affetto, anche perché lui è il comandante. Ciao Salvatore, ciao Giuseppe, grazie a tutti, ciao, e ragazzi. Ci sentiamo poi alla prossima puntata. Ciao.